anziché essere in mare ci troviamo in un fiume e siamo precisamente nel Magra, fiume che sfocia in Liguria. La nostra attenzione è rivolta ai cefali con la bolognese. Effettueremo una pesca tecnica ai cefali del Magra. Fiume bellissimo, posto veramente che merita e abbiamo scelto una zona un po' brulla, un po' un terrapieno dove siamo a stretto contatto con la natura. Vediamo se i nostri pinnuti rispondano alle nostre aspettative. A detta dei locali, non è un periodo un buonissimo, però, qualche cefalo speriamo di catturarlo. Per pesca cefali impiegheremo delle, delle pasture e precisamente la dose diciamo, che utilizzeremo oggi sarà composta da due pacchi di cefali bianca, un pacco di suspen e un pacco di mare express. La suspen è una pastura leggera fatta per pesci di superficie con colore nocciola. La mare espresse, anch'essa di colore nocciola, è una, pa una pastura intermedia e la cefali bianca è una pastura specifica da cefali. Perché utilizzo tre tipi di pasture insieme? Perché non voglio creare innanzitutto un fondo troppo, troppo bianco e quindi mettere, mettere i pesci in diffidenza. Con la cefali bianca mischiata alle altre pasture ottengo una pastura... Di colore più, più tenuo, più simile al fondo del Magra, in questo caso, che è un fondo melmoso, un fondo sabbioso. Questa è una pastura a base prevalentemente di, di formaggio, la cefale bianca, e le altre invece hanno de, degli ingredienti misti, tra cui c'è farina di biscotto, farina di pesce e, e altri componenti. Voglio precisare che noi, come tubertini, abbiamo il mulino nostro per fare le pasture. Questo ci dà una garanzia nella qualità perché siamo noi che controlliamo e scegliamo le materie prime. La pastura riveste un ruolo importantissimo per una pescata e quindi guardiamo adesso come farla e tutti i passaggi fino ad ottenere la consistenza che in questo caso voglio oggi per insediare i cefali. sparinati dentro un secchio piuttosto capiente. In questo caso, come vi ho detto, due cefali bianche, una mare suspend e una mare express. Dopo che ho versato il contenuto delle quattro buste. Mescolo per amalgamare tutti gli ingredienti. Dopo aver amalgamato bene gli sfarinati, ora procedo con l'aggiunta dell'acqua. Ecco, questo è un passaggio a cui dobbiamo prestare particolare attenzione, l'aggiunta dell'acqua alla pastura. È bene aggiungere l'acqua a piccole, a piccole quantità per non eccedere troppo e rendere la pastura troppo, troppo liquida. Pian piano che aggiungo l'acqua, continuo a mescolare perché tutto lo sfarinato possa entrare a contatto con il liquido. Importante è avere. La pastura è uniforme, ecco, è uno dei, dei segreti di una pastura valida, oltre agli ingredienti con cui è costituita. Quando sentiamo che la pastura ha già preso una quantità di acqua, a quel punto stiamo bene attenti a dosare l'acqua che aggiungiamo. Un'altra un cosa a cui dobbiamo stare attenti è il fondo del secchio, infatti, occorre sempre mescolare la pastura in un contenitore abbastanza ampio perché altrimenti la parte sottostante non, non, prende, non prende bene l'acqua. Vedete, questo è il risultato della pastura setacciata. Che rimane farinosa uniforme ma allo stesso tempo con la pressione anche minima della mano si realizza la boccia o la palla che è da tirare in acqua teniamo presente che a seconda della pressione e delle più volte che noi stringeremo la pastura si otterrà la palla della consistenza desiderata chiaramente con più corrente stringeremo maggiormente la palla per farla lavorare più sul fondo e farla disgregare più lentamente, con media corrente avrà una pressione più leggera e con poca corrente dipenderà da noi se stringerla poco e farla lavorare anche durante la, la discesa verso il fondo o di farla lavorare direttamente sul fondo. Diciamo con una pastura setacciata riusciamo noi a decidere la consistenza de, della nostra pastura. La pastura l'abbiamo vista. Ora vi faccio vedere le esche che utilizzerò oggi. Sono principalmente tre, ve ne farò vedere due e la terza ve la farò vedere durante, durante la pesca perché sarà, diciamo, una chicca, una novità. Questo è un panino, panino che si può reperire in qualsiasi negozio di pesca, che io per praticità ho messo all'interno di delle bustine di plastica con acqua, acqua normale del, del rubinetto, in modo che quando arrivo sulla, sul posto di pesca ho già il panino già ammollato, ha già assorbito l'acqua. Chiamato anche comunemente pane francese. Ecco, l'importante, visto che abbiamo a che fare con pasture, sacchetti, tutta roba di plastica, eh, Facciamo particolarmente attenzione sia a non lasciarli ne, ne, nel luogo di pesca, sia che magari non è oggi la situazione perché eh, siamo in assenza di vento, però magari che il vento ci possa far rotolare un sacchetto in acqua. Ecco, rispettiamo queste qui che sono le regole base di noi, di noi pescatori sportivi, mai lasciare dello sporco sulla zona di pesca. Questo è il pane già ammollato, allora per renderlo pronto alla pesca, lo priviamo dell'acqua dell che ha assorbito e lo priviamo con la pressione delle mani. Dopodiché è un pane a treccia, lo strecciamo quindi, operazione abbastanza, abbastanza semplice come vedete, e poi dopo lo mettiamo all'interno di, di uno scottex perché si mantenga sempre piuttosto umido. Il, pesce il cefalo come vedremo dopo è un pesce che mangia in, una, in un modo particolare e quindi l'esca deve essere sempre morbida. Questa è la seconda esca che utilizziamo oggi, si chiama Esca Pronta. È un composto di, di farina con dentro del formaggio di altissima qualità e con un collante che la rende praticamente consistente e gommosa. È ideale per pescare un po' tutti i tipi di pesci, soprattutto quando utilizziamo le pasture, eh, salpe, cefali, saraghi. Ora vediamo come prepararla, è semplicissimo, però deve avere una certa consistenza e rimanere sempre morbida, però ripeto, essendo gommosa tiene perfettamente sugli ami non importa mettere tutto il contenuto della busta che è di 150 grammi basta diciamo farla un terzo alla volta un terzo è già sufficiente per esercitare una pescata dentro un contenitore piccolo Ecco, qui l'acqua dobbiamo aggiungerla veramente dosata, poco alla volta, e mescolarla. Pian piano prende, prende forma, si, si appalla, diciamo. E una volta che, che realizziamo una consistenza di questo tipo, vedete, Tipo, viene tipo pasta da pizza, diciamo, per rendere l'idea. La lavoriamo un po' tra le mani per uniformarla, in questo modo. E l'esca pronta, è pronta, come dice la parola. Po, dopo un'ora e mezzo che pasturavamo abbiamo agganciato ora il primo pesce. Anche perché i cefali, i cefali di, in un fiume sono sempre, son sempre particolari: sono pesci che risentano molto de, delle maree. Perché sotto normalmente c'è l'acqua salmastra, l'acqua salata, e sopra c'è l'acqua dolce e quindi non hanno un'attività diciamo, alimentare in tutto l'arco della giornata, sono, sono pesci differenti da, da quelli che possiamo pescare in mare aperto. Abbiamo un bel cefalo di taglia in canna, lo lavoriamo bene, peschiamo sottili perché come vedete l'acqua è molto chiara, i pesci sono, sono veramente sospettosi. È il bello di questa, di questa pesca qua, in questo, in questo meraviglioso fiume, sta nel fatto che i pesci sono, sono veramente diffidenti. Poi una giornata anche ventosa, come, come vedete. Bel pesce. Più che altro sono anche vitali, molto vitali. È quello che diciamo ogni pescatore vuole dalla da, da, da propria preda. Ecco, l'abbiamo guadagnato, è il primo, primo pesce, un bel pesce. Eccolo, un bel cefalo del Magra. Qua è una pesca, una pesca molto diffusa, lo fanno veramente in tanti pescatori. Guardate che, che bel soggetto. Tra l'altro sono anche buonissimi da mangiare qua in questo fiume perché il Magra no, non è un fiume inquinato, l'acqua è chiarissima, pura e quindi, e quindi si possono tranquillamente mangiare. Ora noi le teniamo in vivo dentro la nasa. Era una salpa. Abbiamo perso una salpa a belloccia. 400 grammi. Ma siamo... Siamo distanti dalla foce, siamo almeno a un paio di chilometri. tocca prima deve essere questa taglia qua tutto qua lo tiriamo su di peso così proviamo anche la 8003 gargia d'oro vedete questa è una gargia d'oro facilmente riconoscibile per per la macchia dorata che ha sull'opercolo slamiamo e lo mettiamo dentro la NASA. cefalo ora lì c'è un tronco che ci ho già incagliato due volte che non mi lascia fare la passata speriamo che questo pesce non decida di andare verso il tronco siamo con lo 0.10 lo sento che è un pesce che è un pesce importante Siamo, siamo con un'attrezzatura leggerissima eh. sto pescando con l'8306 che è il top di gamma delle, delle bolognesi nostre e come mulinello ho uno slam 4000 tutto credetemi veramente, veramente leggero anche perché con lo 010 pesci pesci così diciamo importanti che tirano col vento è importante che l'attrezzatura sia ora mi sta andando verso il tronco è un, be un bel cefalo credetemi un bel soggetto che per ora rimane sempre abbastanza basso non abbiamo ancora visto ma è un bel pesce c'è il tronco lì speriamo che non vada proprio sul tronco! Alla level 83 è veramente leggera, eh! Sentiamo proprio tutte, tutte le codate del pesce mentre lo lavoriamo. E anche in presenza di questo vento laterale riusciamo a, a gestirla benissimo pesce uh -huh. che ancora non ne vuole sapere pesce grosso eh? pesce da un chilo almeno anche di più ora sta andando dalla parte del tronco speriamo bene speriamo bene speriamo bene perché ora sta filando proprio sul tronco con lo 0.10 se va sul tronco scordiamo di vederlo questi sono, sono i cefali del magra quelli che siamo venuti ad insidiare pesci pesci d'Italia divertenti pescati in un'acqua pulita e che non ne vogliono sapere eh ancora lo sento sempre abbastanza energico ora l'ho portato un po' più verso la superficie ripeto siamo con lo 0,10 fluorocarbo carbo white e dobbiamo assecondarlo senza senza forzarlo più di tanto abbiamo in questione, è il 14 della serie 27 opaca abbiamo indicato per fare diverse pesche, tra cui anche la pesca ai cefali col pane o con la sardina. Rimane, rimane sempre in zona, no, non fa delle partenze lunghe, ma eh, ora sta andando alla parte del tronco lo vorrei far vedere questo pesce perché è veramente un bel pesce ora l'ho portato a galla eccolo qua bel, un bel soggetto veramente un bel un bel pesce guardate qua che bel pesce. Questi sono, sono i cefali che ci fanno divertire. Un bel cefalone. Difficili, eh, credetemi, sono pesci. Pesci difficilissimi qui nel magra, soprattutto in queste giornate. Siamo, siamo ad aprile. Primavera. e chiaramente l'estate le catture aumentano e si possano realizzare anche carnieri da 30-40 pesci però il bello è, è pescarli quando c'è da prenderne pochi quando le mangiate sono poche quindi dobbiamo prestare il massimo dell'attenzione al galleggiante e alla pasturazione ora questo lo mettiamo nella nassa vogliamo tenerlo in vivo giornata proprio non ideale per fare una pesca tecnica come vedete c'è un vento fortissimo vedete l'innesco non va tanto schiacciato il pane perché il cefalo ama aspirare l'esca mangia delicatamente e quindi il pane non deve essere schiacciato perché sott'acqua, una volta che l'abbiamo messo in pesca, deve gonfiare. Vedete, l'innesco deve essere morbido. Il pane aprendosi, il cefalo ha una mangiata che aspira. E quindi il boccone deve essere voluminoso e, e morbido. Un'altra un altra taglia estralarge eh? qui mi sembra anche più grossa di prima. Infatti, vedete che questo decide di partire da andare fuori. Bella pesca, però, eh, pesca veramente molto tecnica. Pochi pesci. Uh. Questo è decisamente extra large. Guardate come, come sta filando! guardate come sta portando via. È andato in mezzo al fiume. vediamo ai tronchi, eh. Questo è veramente extra large. Aspetta, bisogna che gli che mi sposti perché altrimenti mi va questo è veramente un, un gran bel pesce sta portando via filo a più non posso. Benato di traverso c'è le canne, c'è di tutto e di più. Questa amici la vedo dura, eh! E non posso forzarlo, sono col 10. Non posso veramente forzarlo. Questi sono, sono i scefali del magra! Di questo periodo tutti soggetti veramente grossi vediamo poche tocche ma quelle che vediamo sono tutti pesci enormi andando nel mezzo al fiume L'acqua chiara ci impone di pescare sottili, 0,10 carbowhite e quando si aggancia a vesti queste navi piacerebbe averci un 14. Ora sta andando sotto, sotto lacce le canne, voleva andare tutto bene qua. Eh? Ora si sta allargando, bello però eh, soddisfazione eh? e divertimento. Diciamo, non sono situazioni dove prendi pescetti, qua sono come, come avvia il galleggiante, inizia un combattimento. Oltretutto è bello anche lo scenario qui nel magra, eh? pescare nel verde. Ora c'è sempre l'incognita di, di quel tronco che è posto lì davanti. È eh, un bel soggetto, un bel soggetto anche questo, un bel pesce dobbiamo stare attenti ora quando viene sotto eccolo qua Eccolo qua, tirano, credetemi, tirano il doppio dei cefali di mare. Ed è un bel soggetto anche questo, massimo del divertimento. Esca che vi avevo accennato, eccola qua. Questa, in, alcuni, in alcune circostanze, è un'esca micidiale. È il petto di pollo che va innescato a pezzettini. N'esca piuttosto morbida che tiene benissimo sugli ami. Con questa esca, ho risolto quando facevo le canne d'arriva diverse gare, soprattutto ai cefali e me l'ha insegnata l'ho imparata da una persona di lucca quando ero bambino che veniva al porto a livorno a pescare e prendeva veramente tanti cefali io ero bimbetto avevo 12-13 anni stavo dietro a vedere pescare questa persona e vedevo che pescava con esca particolare e poi alla fine stando lì dietro cercando di farmi l'amico mi, mi feci svelare cos'era lui non no, no lo voleva dire e era petto di pollo assomiglia come aspetto diciamo a polpa di sardina e è un'esca gradita dai cefali in particolar modo anche se si cattura spesso anche altri tipi di pesci Questo non è un soggetto di velli extra large però molto molto divertente anche questo Ora è calmata è calmata un po' la corrente e il vento più che altro siamo stati tutto il giorno con un vento dire fastidioso e dire poco ora sei anche annuvolato però diciamo ha mollato que, quel fastidioso vento di traverso. E questo è un gargia d'oro, mugine gargia d'oro, di buona taglia. Che vengo che venga a pescare nel magra i cefali e mi sono fatto consigliare da, da un amico eh, tra l'altro un mio cliente cliente tubertini al negozio di pesca eh, Giulio Traverso Giulio Salve a tutti grande Giulio mi hai consigliato bene direi eh, sì. eh. è stata una giornata particolarmente difficile dal punto di vista tecnico, ma tu l'hai risolta brillantemente. Grazie Giulio, veramente difficili, io no, ho sempre sentito dire dei cefali del magra che sono pesci difficili, ma oggi ho avuto, ho avuto la prova, veramente, mangiano malissimo e vanno pasturati bene, è una bella pesca, io mi sono, mi sono veramente divertito. Sono veramente l'università della pesca. Sì, 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 i cefali nel Magra sono qualcosa di, di particolare. Io ti ringrazio di avermi consigliato questo, questo posto, questo posto dove siamo oggi, non, non ci sono molte persone come vedete, siamo nelle zone eh, migliori per la pesca al cefalo e eh, c'è più, più presenza di, di persone. Però un posto lungo, lungo questo stupendo fiume lo troviamo sempre, no a Giulia? Certo. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a Capitan Nemo, negozio di Giulio, qui a Bocca di Magra, proprio rimane vicino, vicinissimo al ponte di Bocca di Magra. Lui vi saprà dare tutte le indicazioni, tanto l'ho sbagliato, eh? vi, vi saprà dare tutte le indicazioni del posto tipo di pastura che avete visto oggi, fornitissimo di tutti i nostri prodotti e niente, Giulio, Giulio farà il resto. La corrente si ferma, sta a pochi minuti ferma, è il momento ottimale e poi riparte. Quando riparte chiaramente facciamo un po' di trattenuta e poi comunque è il momento momento migliore vedete ora ad esempio mentre vi stavo parlando l'ho preso in trattenuta pesco con un grammo e mezzo col galleggiante serie pro 72 galleggiante sensibilissimo ma soprattutto robustissimo mi ha portato nel guadino. La taglia è decisamente bella, eh? vi, vi consiglio vivamente di venire, di venire a pescare nel fiume magra ai cefali perché è un bel divertimento tutti soggetti belli, difficili. Quando verrete vi renderete conto che è una pesca veramente difficile. Il pane mi raccomando che sia morbido e non andiamo a, a lavorarlo sull'amo, deve rimanere, deve rimanere soffice, portante, credetemi, su questi pesci è, è basilare che l'innesco rimanga morbido. La piombatura è caratterizzata da un bulk di pallini concentrati, nel mezzo quelli, quelli di diametro e di peso maggiore fino a scalare sia sopra che sotto. Tre pallini dell'otto sotto, asola e forcella dei due finali, lunghi rispettivamente 50 e 70 cm il trave chiaramente il trave del mulinello dello 014 top score e i finali sono dello 010 del carbo white che è una qualità di foro carbo veramente eccezionale eccolo questo ragazzi è l'ultimo anche perché fra un pochino ci vuole la luce alla testa perché non ci si vede più il sole sta tramontando Dietro, dietro i monti, ho agganciato l'ultimo cefalo. Ora avevo dichiarato che era l'ultimo. Ho detto se no, l'operatore lo mando a casa. Vi faccio vedere l'alba di domani mattina. No, perché mi sono veramente divertito. Quando c'era vento meno, eh, c'era un vento di traverso. Era una situazione veramente allucinante. E ora invece, come vedete, il Magra è un lago con questi con questi bei soggetti bello è anche è anche bello bello eh, questo cefalo. meno male che poi la, la pastura che abbiamo fatto ha fatto effetto e ci sono entrati i cefali. all'inizio l'avevo vista du, duretta è eh, la situazione però nella pesca è così cioè bisogna avere costanza insistere fare fare tutte le operazioni nel modo giusto e poi i risultati prima o poi arrivano eh? e oggi direi che sono arrivati secondo le, le aspettative. Ale, detto detterà l'ultimo, eh? questo, questo è veramente l'ultimo. Liberiamo i cefali della nassa. Mettiamole nella nassa per liberarli poi tutti insieme. Questo è un paniere con un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Stabilissimo, come ho detto in precedenza, si può regolare in tutte, in tutte le posizioni per applicarla a qualsiasi tipo di terreno. Questa è la versione base con tre moduli, vedete ha il modulo superiore, i due cassetti frontali. E il terzo modulo inferiore in più, a richiesta, vi si possono applicare tutti i moduli tubertini che potete trovare sia sul sito sia su, sul catalogo. Tubertini, grandissimo prodotto. Paniere duo. Ora vi facciamo vedere i cefali. Dopodiché, no, mettilo più là, Giulio, che sennò qui ci salta o, ca o casco nel fiume io. Vi facciamo vedere questi, questi stupendi cefali che sarebbero buoni anche da, da mangiare, no, Giulio? Certo, buonissimo. Questo vuole andare via prima del tempo. Guardate, che bei, che bei soggetti. E vogliono ritornare in Italia e attimo. ora le ridiamo la libertà. Ora le liberiamo, ci hanno fatto divertire tantissimo e ora ridiamo la libertà a questi stupendi pesci. Ecco che si mettono in movimento, via, tutti salvati. Ciao, alla prossima giornata. Certo, se erano diffidenti o sì, figuriamoci la prossima volta a riprenderli. Cosa dite? Bisognerà pescare ancora meglio. Un saluto a tutti gli amici Italian Fishing TV da Marco Volpi e da Giulio Traverso che mi ha fatto da assistente e che ha vissuto con noi questa stupenda giornata sul fiume Magra. Ciao a tutti, alle prossime!